La domanda che mi fate più spesso sui social, su Instagram, su Official Taod, su tutti i miei social, su TikTok, su YouTube, è questa: come si diventa un fighter professionista? Come si fa a vivere e convivere con quest'arte e renderla un lavoro? Bene, essendo io una persona fantastica e quindi con un grande cuore, oggi ho deciso di rispondere a questa domanda utilizzando delle clip video dove vi spiega meglio ciò che voglio intendere, per spiegarvi il più facilmente possibile come arrivare a fare la vita del fighter professionista e se siamo in grado di esserlo, quali sono i requisiti necessari per diventare veramente un fighter professionista e vivere di quello, dato che sappiamo tutti che Dana White in Italia non c'è. Quindi dimenticatevi le grandezze americane, io vi faccio questa spiegazione a livello italiano. Oi a tutti cari fighter Muay Thai, oggi finalmente risponderò alla vostra domanda più assidua. Non so se assidua è giusto come termine, ma prima di rendere felici voi, perché io renderò felici voi rispondendo a questa domanda, dovete rendere felice me. E come? Iscrivendovi al canale. Quindi, in questo preciso istante, prendete quel ditino e cliccate su iscriviti. E qui nessuno si farà male. La maggior parte dei video che avete magari visto sino a questo momento sicuramente è stata ideata, realizzata e scritta da persone che il ring l'hanno visto solamente su YouTube o si sono informati sul web e che hanno fatto, hanno preso un po' di nozioni qua e là, le hanno unite e vi hanno portato la ricetta per diventare il nuovo McGregor. Voglio difatti mostrarvi cosa serve veramente per diventare un fighter professionista. Al di là della città dove nasce, al di là dei soldi, degli allenamenti, tutto quello che c'è, ci sono dei punti fondamentali che ogni persona che vuole davvero diventare un fighter professionista deve sapere. E soprattutto delle caratteristiche che deve avere, perché senza queste caratteristiche non andrai mai da nessuna parte. Esattamente, perché fare il fighter professionista non è solamente lavoro, è uno stile di vita. E sinceramente parlando, molti di noi non sono in grado di sostenere questo tipo di vita. Attenzione, attenzione, lo sport è per tutti. Allenarsi fa bene a tutti, va benissimo per tutti, anzi, fa più che bene. Però diventare un fighter professionista è solamente per pochi eletti. In primis ho avuto una piccolissima esperienza da pro, da professionista, nel senso venivo pagato per combattere, ma non mi reputo della mentalità necessaria per poter fare quello tutta la mia vita, perché altrimenti avrei fatto quello. E non parlo di bravura, non parlo di qualsiasi altra cosa, ma proprio di mentalità, perché ho suddiviso questi consigli in piccoli punti che ti fanno capire se tu fai parte, puoi far parte di questo mondo, se li hai tutti oppure no. E per spiegare il meglio il tutto, ma lo sembro Dracula con questa roba rossa qua, e per spiegare meglio il tutto ho utilizzato delle clip di un evento che c'è stato qua in Italia, Edolo, che poi se volete lo trovate qua sul mio canale, trovate tutto il vlog dell'evento intero, che secondo me fanno capire al meglio il tutto. Lo vedete? Lo vedete lo sguardo di questo ragazzo che implora il medico, il cutman, quello che è là sotto, che può decidere le sorti del suo match, di non bloccare il match, di cospargerlo di vaselina e fargli continuare quel match, perché lui non vuole rinunciare a quel match. Può essere tagliato, può grondare di sangue, può essere una maschera di sangue, può avere dolori ovunque, ma a lui non interessa. Tutte queste emozioni lui le ha prese e le ha lasciate sotto il ring. Sopra
sopra ha lasciato solamente determinazione. La determinazione di portarsi a casa questo maledetto match, di portarsi a casa questo titolo, perché questo è il match per un titolo italiano. Tutti i sacrifici che ha fatto fino a quel momento sopra quel ring non vuole che vadano sprecati. Vuole portarsi a casa quella cintura a tutti i costi. E qui si parla del primo punto fondamentale, la determinazione. Per un fighter professionista la determinazione è fondamentale. Tutti i fighter professionisti sono determinati a portare a casa il loro obiettivo, piccolo o grande che sia, nella vita, negli sport, in qualsiasi cosa, è un'indole che hanno. La determinazione di portarsi a casa l'obiettivo che si erano precedentemente prefissati, portarsela a casa determinati, lassù potrebbero anche morire, ma niente, si porteranno a casa quell'obiettivo. But today I got hell of stronger, man. Today I got hell of stronger. Thanks Nate for the tweet I'm just seeing now. And fuck yeah, now I'm in the mix too, motherfuckers! You gotta be, you better be, you dopo la determinazione, passiamo al secondo punto fondamentale per poter diventare un fighter professionista. Essere incontentabile. Questo è un punto che può essere un pro e può essere un contro, perché un fighter professionista è incontentabile in tutto quello che fa. Ogni fighter che sale sopra quel ring, una volta che scende da quel ring, sta già pensando al prossimo match, al prossimo obiettivo da raggiungere e vincere. Nell'immaginario collettivo uno può pensare che uno che arriva sul tetto del mondo è felice, ha vinto tutto. E invece no, è infelice anche in quel momento, perché sa già che appena scenderà da quel ring starà pensando a cosa vincere dopo questo titolo mondiale. Perché se tu vai lì davanti a un fighter e gli chiedi scusa, qual è il tuo obiettivo dopo il quale sei tranquillo? Lui non ti saprà mai dare una risposta, perché non lo sa nemmeno lui. Vuole tutto, vuole tutto. Avete visto? Questo ragazzo ha combattuto fino allo sfinimento, finché il suo corpo gli ha detto basta. E se il suo corpo non avrebbe detto basta, lui avrebbe continuato. Perché è così. Il fighter è così. Un altro punto fondamentale per diventare un fighter professionista, e forse l'ultimo, è la fame. Perché questo ragazzo qua sicuramente lavora, si allena due volte al giorno, per poter raggiungere il suo obiettivo. In questo caso era un mondiale ISCA. Dovete pensare che i fighter italiani, per poter salire sopra un ring, fanno veramente molti più sacrifici magari che in altri stati. Non esce, non fa aperitivi, sta a dieta una vita, mille sacrifici. E cosa lo porta avanti? La fame. La fame di vittoria, oltre altrimenti la fame perché non mangia. Quando sali sopra un ring, tu devi avere fame. Devi avere la fame di prenderti tutto. Tutto, di non lasciare nulla a nessuno. Naturalmente, quello che accomuna questi tre punti è il sacrificio. Il sacrificio per un fighter è il pane quotidiano. Qualsiasi giornata del fighter professionista è composta da tantissimi sacrifici. Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi fare nulla che possa arrecare danno al tuo fisico. E non lo devi fare per un piccolo lasso di tempo, lo devi tenere per tutta la vita. Ecco, questi sono i tre punti fondamentali per poter diventare un fighter professionista, quelli veri. Tu, che stai guardando questo video, sei sicuro di voler diventare davvero un fighter professionista?